Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stavolta non sono su un gioco, ma sono su un unboxing barra prime impressioni. Non sono veramente le prime. Comunque è una specie di recensione dello Zhiyun Crane M, che lo utilizzo sulla Sony A6300. Innanzitutto voglio dirvi, per chi non lo sa, è uno stabilizzatore a tre assi, che dopo andremo a vedere meglio. Allora andiamo ad aprire la scatola. Andiamo ad aprire la scatola e troviamo all'interno una valigetta, che è questa qui, e poi anche troviamo una comoda tracolla che si può agganciare qui dove ci sono questi ganci. Quindi andiamo a vedere un po' come cosa c'è all'interno. Io già l'ho provato questo Zhiyun, è un po' di giorni che l'ho provato e quindi posso dirvi un po' com'è la situazione. Allora, all'interno della scatola troviamo all'interno della scatola troviamo un manuale, poi delle scritte in cinesi, cosa eccetera, garanzia, un altro manuale. Ok, quello che non ci interessa alla fine, perché è semplicissimo da poter utilizzare. Allora, all'interno della scatola troviamo il caricabatterie, poi troviamo le batterie, dovrebbero essere delle 18650 come modello, da 3600 mAh a 3.7 V. Ne troviamo due, che comunque si possono acquistare separatamente così da poter avere un'autonomia maggiore, però alla fine queste di qua durano un bel po', quindi tutta la giornata ce la fate tranquillamente. Poi troviamo uno straccio tipo quello da occhiali. Ok, poi troviamo il cavetto USB marchiato Zhiyun Crane qui, che questo di qua serve sia per ricaricare le batterie, che si collega qui di lato, guardate, ok, si collega qui in questa porta di lato, e poi dovete avere un caricatore, un trasformatore a parte. E poi all'interno troviamo questo di qua, che è la parte inferiore, che si può anche svitare da questa parte, credo per cambiare le batterie in modo veloce o per pulirlo, non so. Nella parte inferiore del manico troviamo un attacco a vite, quello che si utilizza nel treppiede, che mi sembra che è da 2/3 o 3/4, non mi ricordo quelle misure, è quello standard. E poi alla fine troviamo il vero e proprio stabilizzatore. Ecco qui, cioè questo è lo stabilizzatore, serve per stabilizzare i movimenti. Quindi andiamo a mettere le nostre batterie nel manico, la parte, il polo positivo va verso l'alto, in tutte e due. Quindi andiamoci a avvitare. Ok, perfetto. E quindi adesso, per poterlo accendere, basta utilizzare il tasto destro. Ok. Per adesso, giustamente, non c'è nessuna camera sopra, quindi non stabilizza. Per stabilizzare la camera è semplicissimo. Io provengo da una Steadicam, una Flycam, che ho fatto anche la recensione, e quindi in confronto a quella di là è una cagata, raga. Stabilizzare ci vogliono sì e no 2 minuti, e sono anche tanti. Quindi questo di qua va bene sia per mirrorless, GoPro, compatte, cellulari. Quando saliamo di peso, cioè come per esempio una Sony A7R, una 7S, quindi hanno bisogno di motori più potenti, quindi utilizzare lo Zhiyun del Crane senza la M. Alla fine quello che cambia tra lo Zhiyun Crane e Zhiyun Crane M è la potenza dei motori, ed è quella un po' più grande. Comunque io non ho macchine grandi e quindi mi va bene questo, è perfetto. Ok ragazzi, ho preso l'adattatore per il cellulare, perché per adesso non posso giustamente farvi vedere con la Sony come si sta qui sopra, perché sennò non potrei registrare questo video. Quindi utilizzerò il mio cellulare, che sto utilizzando per guardarmi, sto utilizzando come monitor. È semplicissimo, questo qua l'hanno dato in dotazione, poi non so. Allora, troviamo al di sotto questa vite, basta metterla qui sopra e collegare direttamente il supporto o direttamente la fotocamera. Ok, per adesso la mettiamo così, in maniera grossolana. Ok, andiamo a mettere. Ok, perfetto, abbiamo messo il nostro cellulare. Come potete vedere, il mio cellulare sta così, va verso il basso. E quindi cosa poter fare per tenerlo dritto? Dobbiamo andare a regolare queste slitte. Quindi innanzitutto andiamo a vedere che il cellulare va verso il basso, quindi andiamo a girare questa di qui e abbassarla un po'.
Ancora non va bene, un altro po', quindi abbasso tutta, tengo qui, non va bene, quindi andiamoci a alzare un altro po' più bassa. Ok, qui questo cellulare deve stare un altro po' più indietro, perché va avanti, e poi alla fine basta toccare questa di qua. Questa di qua per, dato che va molto a destra. Ok ragazzi, quindi qui ho sistemato, diciamo in maniera grossolana, la stabilizzazione. Sinceramente questo di qua dovrebbe stare, questo cellulare, come la fotocamera, deve stare in maniera che dove la metto, cioè dove la sposto, tengo così, dovrebbe stare in questa posizione. Vabbè, comunque vediamo, proviamo se funziona così. Dovrebbe anche funzionare. Accendiamo il nostro stabilizzatore. Ok, alla fine, guardate qui, raga. Ok, il nostro cellulare è stabilizzato. Comunque, allora, abbiamo tre modalità. Si possono impostare da questo tasto. Ok, dal tasto sinistro, cioè mod. Premendolo una volta, abbiamo il nostro, diciamo, manico bloccato. E la nostra inquadratura è sempre bloccata. Come potete vedere, il cellulare rimane sempre nella stessa posizione. Se premo una volta, il nostro cellulare va in base ai movimenti che facciamo noi, però soltanto sui movimenti di panna. E invece, se noi facciamo, lo clicchiamo 3 volte, viene la modalità selfie, che ci possiamo riprendere così con o la fotocamera o qualsiasi altro strumento, e possiamo andare a camminare in giro. E poi c'è la modalità full, ci segue sia nei momenti di pan, cioè destra e sinistra, che nei momenti di tilt, cioè in alto e in basso. Poi troviamo un comodo joystick, così da poter controllare tipo i movimenti. Ecco, per esempio per adesso posso controllare i movimenti di tilt in questa modalità. Comunque abbiamo anche l'applicazione della casa produttrice Zhiyun, ci permette di controllare tutti i parametri, tutta la potenza del motore, quindi ci permette di controllare la potenza dei motori, i movimenti, poter calibrare i motori, possiamo fare di tutto e di più con quell'applicazione, non so, per andare a controllare bene i giusti movimenti, eccetera, però alla fine si può fare anche tutto senza applicazione. Ah, e l'unica nota dolente è che per vedere la carica della batteria dobbiamo utilizzare l'applicazione. Perché qui non c'è nessun LED, nessun LED che mi dice quanto è carica. Magari dovevamo metterci 3 LED per vedere se era uno quasi al 20%, uno al 50%, uno al 100%. Poi qui troviamo anche uno, diciamo uno zoom, che per gli obiettivi come per esempio quello originale della Sony oppure 1805, che ha delle zoom elettronico, basta collegarlo qui tramite il micro USB, colleghi un'estremità qui, un'estremità alla fotocamera, così puoi controllare lo zoom direttamente dal manico. Comunque alla fine questo stabilizzatore, per il prezzo che ha, va benissimo. Alla fine io l'ho preso in sconto, però non dico i prezzi perché variano ogni giorno. Quindi io mi ci sto trovando davvero bene. Alla fine vi faccio vedere con qualche ripresa fatta con lo Zhiyun, sempre se non l'avete già vista, come per esempio modalità selfie, oppure quando vado a seguire un'altra persona, mi metto così. Un trucchetto è che non vi mettete dritti, se no non potete togliere direttamente il movimento che fate quando camminate, tipo così, alzare e abbassare, ma mettete un po' inclinato, così potete, diciamo, ammorbidire questo movimento e poterlo stabilizzare. Quindi questo di qua era, diciamo, una piccola recensione, quello che pensavo io di questo Zhiyun. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!